o anche bravo, dal DPCM, dalle conseguenze pesantissime che ci saranno da domani. Elezioni negli Stati Uniti, testa a testa, lì è ancora notte, si sta cercando di capire chi l'ha spuntata tra Trump e Biden. Al momento Sky è in diretta, eccolo qua, l'aggiornamento: 220 voti per Biden, quelli blu, 213 per Trump, ne occorrono 270 per vincere, ma buongiorno Alessandro Nardone. Buongiorno Buongiorno, buongiorno. e da quel computo mancano ancora stati importanti come ad esempio la Pennsylvania, in cui è avanti Trump, e la proiezione che è quella che abbiamo visto tutti anche sui maggiori network, da Trump a oltre quota 270 grandi elettori, quindi Alessandro che ci ha buttato un occhio proprio questa notte, sì, proprio. giusto così. No, L'hai seguito dall'inizio. Alessandro Nardone è graditissimo ospite perché lui è stato negli anni scorsi, nel 2016. Tra l'altro, nel 2016 ho visto una foto che ha pubblicato l'amico Tote, che salutiamo. Ciao Tote, Ciao buongiorno. Tote. Eri negli Stati Uniti 4 anni fa, eri negli Stati Uniti, giusto, assieme a Tote, assieme a tanti amici. Esattamente. Questa volta non ce l'hai fatta ad No. andare. Chi vince allora a sto punto? Io vedo che tu hai una mascherina Una che mascherina dice eloquente. eloquente. No, ma chi vince? Adesso, Allora, sinceramente, c'è un testa a testa intanto incredibile. diciamo che ha perso, cioè i sondaggisti, gli Ecco, analisti, i bravo. media Ecco. mainstream, che Buongiorno. per la seconda volta consecutiva rimediano veramente una figura barbina, diciamolo. Molti farebbero bene a cambiare Sì, mestiere l'abbiamo detto perché anche fino a prima. ieri davano Biden oltre il 90% vincitore, e stiamo Insomma, vedendo devo dire che che in effetti è non è tutt'altro così. che così scontato, Assolutamente, anzi. viva Dio, poi quando si va a votare non decidono i grandi media, ma una testa, un voto. Un'altra osservazione che mi viene da fare da italiano è che è bello vedere che la gente può scegliere da chi essere governata, Sì, no? Quindi è dalle vero. urne, chiunque vinca, Biden o Trump, per 4 anni sarà il presidente, verrà giudicato in base ai fatti, cosa che da noi non avviene. Abbiamo un presidente del Consiglio che non è stato votato da nessuno, ad Ad esempio. esempio. No? Ne abbiamo. Ma Alessandro, tu dici che probabilmente vincerà ancora Abbiamo Trump? visto, ecco, ci sono le dichiarazioni. Tra l'altro, Trump ha parlato poco Infatti, fa alla sì, ha Casa parlato poco Bianca. fa, si è dichiarato. Anche Biden, però, ha parlato anche lui poco fa nel suo Sì. stato dove abita. Salutiamo Luca Vanzin. Ciao Luca, un affettuoso Ciao abbraccio. Luca. Ciao Ci segue Luca, sempre. buongiorno. Luca, lo ricordiamo, la sua lunga battaglia contro il Covid, ce l'ha raccontata qui. È sempre Ciao Luca. commovente quando è venuto a trovarci. Ciao anche a Nadia, buongiorno agli altri amici, Jenny, Valeria, Matteo, buongiorno anche a Daniele, buongiorno a tutti voi. Allora, con noi Alessandro, perché lui di America è espertissimo, si è presentato anche come candidato, no, alla Sì, Casa sì. Bianca, è stato buttato fuori, però vabbè, con Alexander sono, però è stato un personaggio mediatico straordinario. No, Ale, allora veniamo un po' a noi. Che cosa sono le 8 e mezzo, 8 e 40 del mattino? Da noi, da loro è notte, entro quanto? Guarda, allora, intanto cominciamo col dire che quello che hanno detto i due candidati, Biden si è detto fiducioso, ha voluto ringraziare i sostenitori e gli elettori che lo hanno votato, ma ha fatto un discorso in cui sostanzialmente ha detto poco nulla, mentre invece ha detto molto Trump, che fondamentalmente ha dichiarato la sua vittoria e ha detto che si rivolgerà alla Corte Suprema per chiedere lo stop del conteggio dei voti pervenuti per posta negli stati che sono ancora in fase di spoglio. Questo significa che Trump vuole conservare il vantaggio che ha, e per fare questo è disposto anche a rivolgersi alla Corte Si può Suprema. fare? Si può fare? È sicuramente uno scenario Ma soprattutto perché? perché, allora, Perché chiedere lo stop? fondamentalmente in questo voto si è registrata questa tendenza. Diciamo che quelli che sono andati a votare di persona tendenzialmente erano repubblicani, mentre invece gran parte del voto per posta è democratico. Quindi Trump, a mio avviso, ad esempio, in uno stato come la Pennsylvania, lo vincerebbe comunque, perché il vantaggio è veramente, veramente importante.
vuole mettere in cassaforte subito la vittoria, ecco, diciamo Luca ti così, chiede, non Alessandro, vuole. parere tuo, ma chi meglio dei due? E intanto poi colgo l'occasione anche di salutare Frank Ferruccio, anche il nostro amico Ferruccio che ci sta guardando. Ciao Buongiorno Ferri, ciao Ferruccio. Nadia e ciao anche a Roberta. Chi meglio dei due? Beh, Ma direi no, che la io mascherina. ma adesso obiettivamente Biden non è mai stato un fenomeno della politica americana. In politica da 47 anni non ha mai ottenuto nessun risultato degno di nota, né tantomeno è ricordato per particolari battaglie politiche. Uno che ha galleggiato, che è stato il vicepresidente perfetto di Obama, perché Obama Sì, chiaramente è stato, aveva ecco, lo bisogno. ricordiamo, è stato vicepresidente È con stato Obama, sì, vicepresidente per certo. 8 anni, un vicepresidente praticamente L'uomo ricordato. ombra, l'uomo ombra. Sì, assolutamente. Obama aveva bisogno di qualcuno che non, appunto L'oscurasse, non ecco, e quindi oscurasse, era. e ha 78 anni, Sì. e quindi diciamo che per la seconda volta consecutiva i Ecco, lo stiamo democratici. vedendo. Sta parlando adesso Joe Biden in diretta live dagli Stati Uniti quando è notte fonda da loro. Poco fa ha parlato invece Donald Trump dalla Casa Bianca. Beh, uno scontro certamente duro, Sì. durissimo. Però tu pare, come per rispondere a Luca, fai capire che, insomma, parere tuo, Sì, ovviamente. no, ma assolutamente io non ne ho fatto mistero. Ritengo, e sono fatti oggettivi, che i risultati ottenuti da Trump durante la sua prima amministrazione gli abbiano dato poi il modo di farsi riconfermare da tanti elettori americani, perché ha guadagnato in quasi tutti gli stati. L'unico stato che pare gli sia stato strappato da Biden è stato l'Arizona, per il resto ha guadagnato voti ovunque. Ricordiamo, politica estera, zero guerre, a differenza dei suoi suo predecessori. Obama lo ricordiamo per le primavere arabe, la Libia, l'ISIS, quindi ha fatto disastri su disastri. Però c'è il paradosso che Obama è un figo, mentre Trump è un guerrafondaio pur avendo fatto guerre zero. Parliamo degli indicatori economici, i risultati migliori da 35 anni a questa parte, e in particolare mai così basso il tasso di disoccupazione È dei vero, neri però. negli Stati Ecco, Uniti. hanno però un problema con il quale tutto il mondo si sta scontrando, Tutto il che è mondo, esatto, che è il che è il Covid. Anche Covid, qui e non però. è che lì mi sembra l'hanno così risolto. Allora, partiamo da due presupposti. In primis, il sistema sanitario, che è completamente diverso rispetto al nostro, e infatti lì non hanno una pressione fiscale che arriva all'80% come da noi, tra imposte dirette e indirette. E in secondo luogo, Trump è stato molto criticato, però ha avuto il coraggio di tentare di non deprimere l'economia, cioè gestire la pandemia. È sicuramente difficilissimo e l'abbiamo visto dovunque, non soltanto negli Stati Uniti. Lui ha cercato di mantenere alto l'umore delle truppe del tessuto economico del paese. Questo che io non lo giudico, però è stata una strategia, una scelta precisa, quella di Trump, che attraverso tanti gesti, come quello anche di togliersi la mascherina affacciandosi dalla Casa Bianca, una volta uscito dall'ospedale, sono stati altamente simbolici. E non dimentichiamo che infatti l'ultimo trimestre il PIL americano ha registrato un più 33,1%, un risultato importantissimo se pensiamo al Eh periodo. sì, esatto, Io sì. non dico che questa sia la linea giusta o sbagliata, per carità di Dio. Evidentemente gli americani lo stanno premiando anche per questo. Una raffica di saluti per Alessandro, da Dario a Luce, buongiorno Ciao a ragazzi. Elisabetta, a Roberta che dice se vedremo se gli americani poi hanno deciso di cambiare idea oppure continuano a essere un popolo di recidivi e quindi ovviamente Dall'altra parte. No, ci manca. Vedremo un po'. Normale. Allora, per il momento, cari amici di Ciocomo, diretta in questo momento anche dagli Stati Uniti, come vedete, Sky TG24 in diretta da ore. Questa è la cartina con gli stati rossi, sono quelli di Trump, quelli blu di Biden, e poi c'è ancora un po' di incertezza, perché non è un voto ancora così definito. Al momento, ufficialmente è in vantaggio Biden, ma
come dicevi, le indicazioni, Alessandro. Oh, bisognerà aspettare tardo no, la tarda mattinata, forse il primo pomeriggio Forse il in primo Italia, in pomeriggio in Italia. Italia, stiamo a vedere le dichiarazioni di Trump, aprono anche scenari che coinvolgono, come abbiamo detto prima, la Corte Suprema. Io personalmente spero che non si arrivi a questo, che sia, diciamo così, un atteggiamento di Trump per mettere pressione a chi sta facendo i conteggi per chiuderli e decretare i risultati definitivi. Sarebbe un bene per tutti, ecco, che la Sì, partita si certo. chiudesse nel giro di poche ore. Uccia, buongiorno anche a te, saluti e allora grazie per essere rimasto con noi Alessandro dopo la lunga notte che hai trascorso, no? Con Orwell. Sì, Farete ancora oggi con... adesso faremo un'altra. Siamo stati in diretta per quasi 11 Cioè, quindi da ore. che ora è iniziato? Alle 9 Alle sera. 9, non hai dormito? Non ho dormito, sono Ok, venuto da voi, adesso fantastico. torno. Ci fa piacere che sei venuto, No, grazie ma ci davvero, mancherebbe è una altro. bella testimonianza la tua, proprio in presissima diretta con vabbè, Trump che ha detto sta avvenendo anche una Una frode, frode. dice vabbè, vedremo un po', e quindi lui dice, fa capire insomma che il successo dovrebbe essere per lui. Biden è un po' più cauto, però dice passo per passo fino all'ultimo voto. Vedremo un po', allora chi vince negli Stati Uniti e poi Alessandro, come anche da noi, devono affrontare chiunque esso sia, chiunque tra loro sarà il nuovo presidente, un problema, quello dell'emergenza virus. E chiudiamo con te questa ultima considerazione. Ciao a Ragazzi, Carla, intanto, buongiorno. stiamo uniti perché è un momento veramente difficile e cerchiamo veramente di guardare gli interessi di tutti, un po' oltre il palmo del nostro naso, perché non è semplice. Non è semplice, intanto eccolo qui, il testa a testa americano Biden-Trump, ancora con grande incertezza, Sky TG che è in diretta, anche in Germania vedono con due occhi la votazione in America con pensieri, dice Dario. Beh, ovviamente, ciao Dario, un saluto a te dalla Germania, da Ciao Fellbach. Dario. Fantastico, grazie. Germania anche lì in difficoltà, perché anche loro stanno messi male, un po' tutta l'Europa sta messa male. Purtroppo anche noi, da domani, lockdown in Lombardia. Buongiorno ragazzi, Elio ci saluta, grazie, buongiorno a te Elio, grazie Alessandro, buona Grazie continuazione Alessandro. con Grazie a Orwell voi. allora, grazie, Ciao ciao, a ragazzi. presto, grazie.